Ciao ragazzi e benvenuti su Cinema Graffiti. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, parliamo di cinema horror. Quindi ci troviamo con un altro video didattico. Contenuto che di fatto mi è stato richiesto da un follower del canale, ma giro questo video assolutamente volentieri perché l'horror è un genere che da sempre mi piace tantissimo. L'horror è un genere estremamente articolato ed è il motivo per cui ho deciso di girare questo video e cercherò di analizzare un po' quelle che sono le principali, ecco, sottocategorie, o meglio quelle che sono poi di fatto le sottocategorie che conosco. L'horror, diciamo, è un genere in costante evoluzione perché di fatto segue sempre, ecco, l'evoluzione della società, ovviamente le paure sostanzialmente cambiano e l'horror di pari passo, ecco, cerca di seguire un po' per queste paure appunto nel campo appunto della società, proprio per essere sempre, ecco, un prodotto, per così dire, attuale. Ed è uno proprio dei motivi per cui mi piace l'horror, proprio per questa continua evoluzione del genere. Come dicevo, è un genere estremamente sotto articolato. Partiamo però da una principale, ecco, e primaria distinzione del genere. Quando si parla di cinema horror bisogna sempre distinguere tra due campi completamente diversi, vale a dire orrore e terrore. Partendo dall'orrore, nell'orrore rientrano tutti quei film in cui c'è un eccesso di violenza, eccesso di sangue, in cui troviamo mostri. Sono quei film in cui il regista cerca di suscitare nello spettatore sentimenti quali la repulsione, il disgusto, appunto utilizzando immagini estremamente forti. Un film, ecco, che possiamo definire iconico nell'horror è sicuramente L'Esorcista, film che tutti ovviamente conoscerete. Gli elementi che ho menzionato in quest'opera li troviamo tutti, come dicevo appunto un eccesso di violenza, mostri, il sovrannaturale, film come L'Esorcista appunto suscitano paure proprio condizionate da queste immagini sforti, da queste situazioni dirette ed esplicite. Il terrore invece gioca su qualcosa di completamente diverso e a questo punto voglio specificare che io sono molto più, ecco, sensibile, per così dire, all'utilizzo del terrore piuttosto che dell'orrore. Nel terrore entra in gioco la psicologia. C'è meno, ecco, disgusto, ecco, come immagini, ma si costruisce più un percorso fatto da atmosfere, da situazioni. Sono quei film in cui prevale appunto l'analisi psicologica del personaggio, in cui appunto la suspense accompagna un po' tutto il film e creano più che un disgusto, proprio un'ansia, la cosiddetta suspense. E come appunto avevo già anche specificato, è proprio il filone che maggiormente preferisco. Un film esplicativo per definire il concetto di terrore è Babadook. Questo è un film estremamente appunto psicologico. Non ci sono, ecco, scene, per così dire, forti, mostri che girano nelle stanze, che interagiscono in un modo o nell'altro con i nostri personaggi. È un film estremamente appunto psicologico. Questo tra l'altro è un'opera che ho apprezzato tantissimo, e questo secondo me è una ottima proprio di definizione di terrore, proprio per, come dicevo, questa analisi psicologica dei nostri protagonisti, ma soprattutto appunto delle situazioni. A me piace tantissimo quando film come questo riescono ad evocare proprio questa suspense dettata dall'atmosfera, da questa sensazione costante che qualcosa, ecco, deve succedere e non si sa effettivamente che cosa accadrà entro la fine del film. E questa, diciamo, è una prima, ecco, distinzione importante per definire ciò che è orrore e ciò che è terrore. Detto questo, passiamo appunto ad analizzare un po' quei sottogeneri che, come dicevo, conosco e che, di cui posso parlare, legati appunto all'horror. Si parla di horror gotico quando si ha a che fare con atmosfere cupe, ci troviamo in ambienti quali castelli o case infestate, situazioni legate a storie del passato. Chiari esempi dell'horror gotico sono film come
Frankenstein o come Dracula. Non sono film ovviamente presi a caso, direi che sono assolutamente due icone indelebili di questo sottogenere. Parliamo poi di horror psicologico e qui necessariamente mi riaggancio con quanto esplicato ad inizio video. È il sottogenere horror che preferisco, come ho spiegato la differenza tra le due componenti, orrore e terrore. Nell'horror psicologico ovviamente rientra un po' la cerchia del terrore, in quanto parliamo di film che lavorano sui sentimenti di follia, su paranoia, sulle atmosfere. Un chiaro esempio di horror psicologico è un film come The Shining, e questo punto ricalca un po' benissimo tutto quello che è effettivamente la costruzione della paura, dell'angoscia, della paranoia in un film. Questo è davvero un film, diciamo, chiave un po' nel genere. Passiamo poi allo slasher e qui troviamo uno dei sottogeneri più amati dell'intero pubblico. Nello slasher troviamo dei killer che perseguitano e uccidono le proprie vittime, spesso con armi da taglio. E due chiari esempi dello slasher sono film come Halloween o Venerdì 13. Anche in questo caso, diciamo, due icone del genere che hanno costruito personaggi immortali che hanno poi dato il via a franchise sicuramente di grande successo, e sono due icone indiscusse del sottogenere. Parliamo di body horror e in tutti quei contesti in cui si ha a che fare con una mutazione, una malattia, con comunque un elemento che porta a una completa corruzione, un completo stravolgimento del corpo umano. Icona del sottogenere sicuramente è un film come La Mosca. Questo è direi un esempio assolutamente esplicativo per spiegare un po' questo sottogenere. Parliamo di horror soprannaturale quando abbiamo a che fare con fantasmi, demoni, possessioni o comunque tutti quegli elementi che appunto rientrano nel soprannaturale. Un paio di esempi diretti del sottogenere sono film come The Conjuring o L'Esorcista che ho menzionato prima. Qui appunto abbiamo a che fare con possessione, qui con un concetto appunto di fantasmi. E questi sono due film, diciamo così, iconici per definire il sottogenere. Parliamo poi di horror di fantascienza e questo è un sottogenere che da sempre adoro particolarmente. Qui appunto abbiamo la combinazione tra elementi di fantascienza che si fondono con l'horror. In questo sottogenere normalmente abbiamo l'esposizione di esperimenti, l'introduzione di qualche forma aliena, tecnologie particolari. Due esempi di horror di fantascienza sono chiaramente film come Alien, grandissimo film, o La Cosa, due film che adoro e che introducono molto bene il concetto appunto di horror di fantascienza. Parliamo poi di horror di mostri e questo, diciamo, un altro sottogenere poi di fatto articolato, perché si va a ridefinire in horror di mostri di vampiri, zombie, mostri vari, chi più ne ha più ne metta, e quindi non sto qui poi a ridefinire ogni singolo genere. Questo sottogenere sicuramente prediligo le storie legate agli zombie piuttosto che quelle ai vampiri. Esempio iconico appunto di un horror di mostri è Zombie di Romero, con tutto appunto la saga che ne consegue. Ovviamente qui non c'è da specificare tanto sulle caratteristiche di questi film, si va poi appunto sulla scelta del gusto personale. C'è chi preferisce come me il filone zombie e chi magari preferisce come caratteristiche il filone di vampiri, ma questo, diciamo, poi rientra tutto in questo horror di mostri. Parliamo di horror di stregoneria e questo è un altro sottogenere abbastanza articolato, tutte quelle volte che si ha a che fare con streghe, riti magici, forze oscure. Ci sono tantissimi film interessanti che appartengono a questo sottogenere. Uno tra tutti ovviamente è Suspiria di Dario Argento, ma altri film come ad esempio The Witch sono icone, per così dire, del sottogenere, un altro sottogenere che comunque apprezzo.
Passiamo poi all'horror found footage, e qui mi devo soffermare un attimino. Nell'horror found footage troviamo tutti quei film girati sotto forma di video amatoriale e che quindi riescono a coinvolgere lo spettatore proprio per questo iperrealismo delle varie sequenze. È un sottogenere che ho sempre definito estremamente intelligente, estremamente interessante per tutti i suoi sviluppi. Nell'horror found footage possiamo anche includere un po' di, diciamo, quei video in stile snuff movie. Appunto, lo snuff è quella categoria in cui troviamo questi video iperrealistici in cui si ha a che fare con violenze, torture, video decisamente, ecco, crudi. Tanti appunto di questi video hanno poi di fatto ricalcato una sorta, ecco, di mitologia, appunto perché molti di questi video, e fortunatamente girati in studio, sono stati fatti passare nel corso del tempo come video realistici, come video reali, ecco. E, diciamo che appunto lo snuff non è un sottogenere direttamente riconosciuto dall'horror, e quindi lo possiamo un po' includere in questo horror found footage come macro categoria. Lo snuff, pur non essendo comunque riconosciuto, è diciamo, tratta, ecco, un argomento, tratta argomenti che hanno comunque nel corso del tempo condizionato inevitabilmente il percorso del cinema horror. Un primo esempio chiaro di horror found footage, diciamo poi il film, se vogliamo, che ha lanciato il sottogenere, è Cannibal Holocaust. Quindi, diciamo, giochiamo in casa nostra. Questo è un film comunque apprezzato in tutto il mondo, un'opera di fatto che sconvolse il pubblico all'epoca, e sempre, ecco, si continua a parlare appunto di questo Cannibal Holocaust. Un esempio, ecco, più recente è The Blair Witch Project. Questo è stato, diciamo, un po' il film che ha rilanciato un po' questo sottogenere. Anche questo è un film, secondo me, che è stato girato in maniera assolutamente intelligente, proprio perché prima di distribuire il film era stato mandato in onda una sorta di documentario che certificava un po', diciamo, la veridicità di quest'opera, che quindi è stata fatta passare come qualcosa di reale. E davvero questo è un sottogenere su cui mi sono soffermato, perché diciamo, è importante, ecco, conoscere questo sottogenere dell'horror, ed è importante, ecco, analizzarlo se si vuole un po' una cultura nel cinema horror a livello generale. E qui spero di aver, diciamo così, chiarito quello che è appunto questa categoria di horror found footage. Parliamo poi di horror folk. Qui troviamo un sottogenere che mi ha sempre affascinato. Qui abbiamo a che fare con il folklore, con le leggende popolari, la tradizione. Normalmente ci troviamo in ambientazioni rurali. Un chiarissimo esempio, icona dell'horror folk, è The Wicker Man. Altro esempio di film che secondo me è un capolavoro è Midsommar. E queste sono sicuramente due opere di grandissimo cinema che rappresentano bene appunto l'horror folk. Passiamo poi a una sottocategoria del genere che di fatto rappresenta un po' il pilastro principale del genere horror. Sottocategoria di fatto che non rappresenta un po' la mia preferenza nel mondo dell'horror, e questo l'ho già detto. Parliamo di horror splatter, o conosciuto appunto come gore, e qui abbiamo appunto una enfatizzazione del sangue e della violenza. L'esempio supremo appunto dello splatter è La casa di Sam Raimi, e questo appunto è un capolavoro indiscusso del genere, appunto un simbolo dell'evoluzione appunto dell'horror. Questo è un film, diciamo, indiscutibile, che rappresenta bene, ci identifica bene appunto l'horror splatter. Passiamo poi all'horror survival, e qui troviamo i nostri personaggi che cercano appunto di sopravvivere da minacce letali. L'esempio lampante del sottogenere appunto horror survival è Non aprite quella porta, film che, vabbè, di fatto poi sdoganato un po' il genere, e questo film, diciamo, identifica bene questa sottoetichetta dell'horror, che è appunto l'horror survival. Parliamo poi di horror metafisico, quando abbiamo a che fare con temi esistenziali che di fatto poi esplorano l'esistenza umana.
sottogenere che reputo assolutamente interessante. Sono film che hanno sempre comunque una chiara correlazione con temi legati anche alla filosofia. Un chiaro esempio di questo sottogenere è il film The Others di Amenabar. Davvero questo è un esempio massiccio appunto che raffigura correttamente il percorso appunto di questo horror metafisico. Parliamo poi di horror, di vendetta, quando abbiamo a che fare con personaggi che cercano vendetta spesso attraverso l'uso di mezzi soprannaturali. Esempio iconico e lampante di questo sottogenere è Carrie, lo sguardo di Satana. Anche in questo caso, appunto, abbiamo un film che sancisce sostanzialmente in maniera corretta un po' questo sottogenere appunto dell'horror di vendetta. Concludiamo poi con l'horror cyber e qui troviamo una combinazione tra horror e tecnologia. Si combinano spesso elementi riconducibili alla realtà virtuale o all'intelligenza artificiale. Uno dei film, diciamo, che ben rappresenta il genere è il film Pulse di Kiyoshi Kurosawa, e questo penso che effettivamente rappresenti un po' un esempio estremamente esaustivo per comprendere un po' questo horror cyber. Siamo dunque arrivati alla fine di questa mia analisi del cinema horror e penso di aver toccato bene o male quelle che sono le sottocategorie principali. Va comunque detto che spesso l'abilità di un regista sta proprio nel combinare appunto queste sottocategorie creando un qualche cosa di ibrido e sicuramente innovativo. Detto questo, spero, ecco, che questo video possa risultare esaustivo, possa essere effettivamente un video interessante, ecco, per chi magari non aveva mai analizzato un po' tutte queste sottocategorie dell'horror. Ovviamente scrivetemi qui sotto nei commenti le vostre considerazioni e se il video vi è piaciuto mettete un like, mi raccomando, se ancora non lo fate seguite il mio canale perché io sempre cercherò di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo nel mio prossimo video.